Buongiorno ragazzi, oggi faremo un video di barba, modellatura barba e come vedete i capelli li ho già fatti e per vedere come sono stati fatti potete andare nel video precedente e scoprire cosa ho combinato. Quindi non ci resta oggi che dare una regolata alla barba. Vi mostro l'attrezzatura che andrò ad utilizzare. Quindi utilizzeremo la Wall Senior per andare a eseguire la modellatura della barba con le sue misure, 1,5, 3, 4,5, 6. La Babyliss, la FX Skeleton per eseguire linee di precisione. Abbiamo la forbice ABC di Dell'Aquila per andare a rimuovere i peli in eccesso. Rasoio ABC per creare linee di precisione estrema. E andremo ad utilizzare il pre e dopo barba di Barber Mind. Prima cosa inseriamo il 6 mm e andiamo a sbozzare il grosso laterale. Fatto questo, mettiamo il 3 e lo apriamo con la levetta e andiamo appena sopra il 6. Poi lo chiudiamo del tutto e andiamo sopra il 5 che abbiamo creato in precedenza. Dopodiché usiamo solo la levetta abbassata, che io lo considero un 2 mm, per questo vi ho detto 5 mm prima. Andiamo sopra il 3, chiudiamo del tutto la leva, andiamo sopra il 2. Prendiamo la Andis, andiamo a levare tutti i segni. Vado con le misure di prima, nei punti dove vedo ancora qualche segno, però rispettando sempre le misure che vi ho detto. Avremo ottenuto così una sfumatura verso il basso. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Inserendo 6 mm vado verso il basso per dare la forma lineare del viso, quindi andremo a eliminare i peli che sporgono troppo. Quindi appoggiamo e andiamo verso il basso. Benissimo, la nostra forma laterale l'abbiamo data, adesso pettiniamo bene la barba verso il basso e andiamo a dare una linea squadrata. Prendiamo come punto di riferimento circa sotto la mascella, quindi cerchiamo la nostra mascella e andiamo a creare la nostra linea guida.
e tiriamo la barba verso il basso e andiamo a continuare la linea. Tenere la macchinetta con due mani aiuterà ad avere molta più stabilità. Una volta data la linea di profilo, andiamo frontalmente a levare quello che c'è in più, quindi pettiniamo sempre la barba verso il basso e diamo la forma desiderata nella parte frontale. Benissimo, abbiamo dato anche la forma frontale. Non ci rimane che pulire del tutto la peluria sul collo, creare le linee sulla guancia e modificare il baffo, perché come vedete mi vanno i peli sulle labbra, e sotto il naso ce ne sono troppi, troppo spesso. Insomma, è da aggiustare. Prendiamo la macchinetta da rifinitura e andiamo a levare i peli di profilo che sono lunghi, quindi raccogliamo il baffo con il pettine, portiamo in fuori e andiamo a levare. Andiamo a tagliare sul labbro adesso. E andiamo a dare la forma sopra. Non ci resta che pulire a pelle le guance e il collo e creare quindi delle linee da rifinitura. Con l'aiuto di uno specchietto pettiniamo la barba nella sua direzione naturale e con la macchinetta andiamo a creare la linea che dalla basetta
prosegue verso la mascella. Come vedete la mia barba va molto in fuori e quindi andiamo a levare questo eccesso di barba. Parto seguendo l'attaccatura naturale e mi porto verso il basso. Il risultato da ottenere dovrà essere quindi questo. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Bene, ora bagneremo con acqua calda il collo e le guance in modo da aprire bene i pori della pelle e facilitare la passata della lama senza creare eventuali rossori o irritazioni. Ok, abbiamo bagnato il collo, le guance e adesso utilizziamo il gel da rasatura di Barber Mind. Quindi lo applichiamo sul collo, massaggiamo in modo da farlo penetrare bene. Mettiamo sulle guance e adesso, con l'aiuto del rasoio, andiamo a eliminare i peli in eccesso, seguendo la loro direzione naturale. In questo caso i miei peli dalla linea vanno verso il basso, e invece nella zona dove nascono sotto vanno un po' verso l'alto, quindi io seguirò queste direzioni. Parto prima dalla linea. E adesso andrò verso l'alto, estendo la pelle nella direzione contraria in cui vado a passare la lama. Il collo è venuto bello liscio, pulito. Adesso applichiamo di nuovo il gel sulle guance, che nel frattempo si è asciugato un po', quindi ne aggiungiamo. Andiamo a creare la nostra linea sulla guancia. Io preferisco sempre partire dalla parte interna e portarmi verso l'esterno. Tendo sempre all'insù.
Bene, la nostra linea è data. E adesso andiamo a replicarla dall'altra parte. Mettiamo un po' di gel anche sui baffi e andiamo a pulire quello che abbiamo levato con la macchinetta. Andiamo a lisciarlo del tutto. Siamo belli puliti, le linee sono state create, il collo è bello liscio, il baffo è definito, la nostra forma è stata data sia di profilo che frontalmente. Possiamo andare a eliminare eventuali peli in eccesso, pettinando di nuovo la barba verso il basso e a mano libera con la forbice andiamo a eliminare eventuali peli. Ottimo, andiamo ad applicare il dopobarba di Barber Mind sulle guance e sul collo dove abbiamo passato la lama, in modo da idratare la pelle e aiutarla a ricostruire il suo ultimo strato che abbiamo eliminato con la lama. Ah. Benissimo, spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi informazione potete contattarmi e chiedermi qualsiasi cosa, sia su Instagram, su YouTube, su Facebook. Potete trovare le mie pagine, Axel Barber Comolli o La Barberia di Imperia, dove pubblico quotidianamente tutti i miei lavori e potete quindi avere delle idee, magari da richiedere al vostro barbiere o provare voi a casa. Ci vediamo nel prossimo video con una igienizzazione della barba per idratarla e curarla.